Buon pomeriggio a tutti e a tutti, benvenuti a questa 16ª edizione del Festival Francescano. Siamo nel cuore di queste giornate con una città, una piazza che ci sta accogliendo anche con un clima bellissimo, quindi ringraziamo davvero tutti e tutte voi che siete accorsi. Ci dispiace per chi è fuori, ma intanto si fa un po' di attività fisica a stare in piedi perché vale proprio la pena, quindi il festival di quest'anno come claim attraverso ferite, tema sicuramente non semplice, ma che stiamo cercando davvero di attraversare insieme a tanti amici e tante amiche che ci stanno portando la loro prospettiva. E tutti questi eventi, spettacoli, conferenze e workshop a cui stiamo partecipando sono gratuiti, per cui ringraziamo chi ci sostiene, ringraziamo anche chi di voi vorrà contribuire poi a mantenere questa iniziativa con questa caratteristica, no? Di apertura, di gratuità, per cui al termine sarà possibile, se desiderate, se potete, se volete fare... fare, non domande, mi stavano correggendo, fare una donazione, quella sì, ai nostri ospiti, giusto? Era studiata questa, così siete stati tutti lì ad ascoltare. Quindi se volete, dopo i volontari dello staff con le magliette arancioni sono a vostra disposizione. In particolare lo sponsor che è la collaborazione, no, di oggi, che permette l'incontro di oggi, è con Rizzoli, per cui ringraziamo tantissimo. Io non voglio rubare altro tempo, mi faccio da parte perché non sono mai stata molto fotogenica e invito a salire qua sul palco Stefania Andreoli e Carlotta Vagnoli. Buon ascolto. Beh, Stefania, era un po' di tempo che non vedevo una piazza così gremita. Ci piace? Ci piace da morire. Beh, buon pomeriggio Bologna. Con questo sole, non so se sia una cosa buona o se stiate morendo di caldo voi. Quel settore lì forse è un po' vessato. Sì, vedo persone con raggi. Un felpe in testa. Vabbè, noi siamo qua oggi in questa bellissima piazza per parlare d'amore, Stefania. E tu con questo libro, io e Stefania abbiamo un rapporto amicale, non di quelli morbosi, non abbiamo bisogno di sentirci una volta al giorno per sapere che siamo amiche. Stefania ha una grande dote, quella di annusare quando dobbiamo sentirci, ha un'empatia rara. Che credo che sia una benedizione ma anche una maledizione, poi mi dirai tu quale tra le due è preponderante. E quando è venuta fuori con l'idea di questo libro, io pensavo fosse il momento giusto, perché a livello storico forse non esiste miglior momento come questo che per parlare di amore, in un senso non retorico, non da cliché. Io quando ho pensato a un libro sull'amore, un amore romantico, pensavo di trovarmi subito davanti un manuale, un saggio, come quelli che ti spiegano cosa voglia dire essere in una coppia subito. In realtà l'amore parte molto prima. L'amore non inizia con la coppia, l'amore inizia quando nasciamo. E tu mi hai stupita. Questo saggio, infatti, inizia con la possibilità e soprattutto l'apprendimento, la capacità dell'amore, di poter amare. Quindi quando iniziamo a capire che siamo in grado di poter ricevere e soprattutto di dare amore, Stefania? Carlotta, io adesso ti risponderò, ma prima desidero fare una premessa che non avevo considerato di fare, ma che la tua introduzione mi ha suscitato. Sì, allora, Carlotta ed io siamo in contatto da un punto preciso della linea cronologica della nostra storia. Io anni fa intervenivo sovente in una trasmissione televisiva, mi trovai a un certo punto a perdere, direi, la compostezza che, badate, nella vita privata non sempre ho. Quindi, rivelandomi per chi sono autenticamente, non che faccia finta di solito, però credo che siamo tutti d'accordo, è un tratto di salute.
quando ti presenti socialmente, quando ti porti all'altro, in qualche modo evidentemente rispondi ad un codice convenzionale, a delle regole, sono quelle del saper vivere, del saper stare con gli altri. Io faccio un mestiere molto delicato, tendo a proporre un'immagine che mi appartiene, che sono io. Naturalmente poi immaginerete che quando sono a casa in pigiama sono una Stefi differente. Quella sera in diretta persi le staffe parlando con una persona che secondo me opinatamente riteneva che il suo io credo che potesse parlare allo stesso livello delle mie competenze. Qualcuno girò l'estratto a Carlotta, da lì lei seppe chi io fossi, io sapevo chi fosse lei e ci siamo incontrate. E oggi abbiamo pranzato insieme e ci siamo dette due cose. La prima, il valore e la preziosità di essere ospiti in questa cornice. La seconda, lei mi dice, è l'ennesima presentazione che fai, difficile per me farti domande che non ti siano state fatte, in realtà sei appena riuscita a prenderla in un modo che, nonostante il libro ormai abbia dei mesi nella storia di un libro, quando passano le prime settimane, se le proporzionate, un libro ha un po' la stessa età dei cani, cioè una settimana vale 7 anni, quindi insomma io te l'amore ormai ha fatto il suo tempo, e tu, ma non mi sorprende, perché Carlotta è una grande mente, una grande testa, sei riuscita a prenderla dall'inizio, individuando quale sia il vero inizio. Quindi intanto grazie. Allora, io capisco che sia un discorso scomodo, che potrebbe non piacere, soprattutto al ruolo genitoriale che viene chiamato in causa da questo discorso, però in effetti direi che la mia materia, io sono una psicoterapeuta, indubitabilmente resta insuperata e insuperabile quando colloca l'amore, ecco, preciso quando daterei io l'inizio, nemmeno quando nasciamo. Prima. Prima. È il motivo per cui nasciamo. Caspita, tu sei ancora prima, brava. Ha vinto lei, punto per Carlotta. Allora, in effetti, il motivo per il quale nasciamo non è lo stesso per tutti. C'è chi viene pensato dalla mente di un futuro genitore che nasce in quel momento lì, c'è chi invece arriva e si affaccia alla mente del genitore solo quando esiste, però in effetti io ho in mente delle ricerche affascinantissime, ormai datate, da decenni noi sappiamo come i bambini che ancora abitano il corpo della madre già comunichino con lei, già ricevano delle informazioni, in particolare rispetto agli stati emotivi della mamma, e già si scambino dei dati che impattano reciprocamente sul DNA della madre e del bambino. Quindi di fatto noi abbiamo un imprinting affettivo che ci trascende, sul quale da nemmeno minuscoli, ma da non nati evidentemente, non abbiamo alcun potere, e che in qualche modo riceviamo prendendolo per quello che è. E dovendo incrociare le dita, sperando che sia la miglior offerta di accoglienza nel mondo possibile, ma mettendo in conto che spesso non sia così. Per quanto venga tipicamente mistificata l'infanzia nella nostra cultura, di fatto l'infanzia, se vogliamo guardarla con onestà intellettuale, è un periodo potenzialmente terribile della vita. Perché? Perché è il periodo nel quale non sai tutelarti se non vieni tutelato. Evidentemente, questi sono temi che Carlotta conosce molto bene, tutte le volte che non dipende da noi la possibilità di fare per noi e dobbiamo affidarci alla relazione sperando che dall'altra parte riceviamo delle cose buone, di fatto siamo potenzialmente vittime, perché rischiamo di ricevere delle cose che non facciano al caso nostro. I bambini, da questo punto di vista, arrivano
nella mente dei genitori, nelle braccia dei genitori e nelle famiglie fondate da genitori che a loro volta sono stati figli e hanno una loro educazione affettiva e sentimentale che chiamiamo educazione per convenzione, perché in italiano si chiama così, ma non è detto che sia un'educazione inteso con questo il fatto di essere stati ben educati a come si sta nel rapporto con l'altro. E allora credo che tu ti riferisca alle pagine nelle quali ho provato a spiegare la strutturazione del disturbo narcisistico di personalità. Esattamente. Perché io ho avuto un duplice bisogno nella stesura di Io, te e l'amore. Il primo, quello in effetti mi aiutava a districare il pensiero in modo ordinato, di partire dal principio. Ma il secondo, anche quello di fare un po' di controcultura, di fare un po' di resistenza circa il fatto che questa faccenda del narcisismo ormai è diventata davvero virale, soprattutto sui social media, senza considerare che per chi ci lavora è a tutti gli effetti una diagnosi, con la dignità che merita e con la preoccupazione che suscita, perché il disturbo narcisistico di personalità è una diagnosi severa, è una diagnosi grave, che non può essere banalizzata dai creatori di contenuti che ne fanno un tentativo di engagement o di raggiungimento dell'attenzione dei followers. E quindi avevo bisogno di spiegare di cosa parliamo quando parliamo di narcisismo, cioè parliamo di una malattia che alcuni colleghi considerate ritengono addirittura incurabile. Io non sono di questo avviso personalmente, io penso che ci si possa mettere le mani, credo che significhi capitalizzare anni della propria psicoterapia e un rischio di dolore dovuto alla disgregazione dell'ossatura della nostra personalità che non tutti sono portati ad avvicinare, soprattutto le persone particolarmente fragili, cioè quelle con il disturbo di personalità, ma è possibile. Quindi avevo bisogno di dire che cosa ci succede quando veniamo amati in modi che mimano l'amore, che simulano l'amore, che chiamiamo amore, ma che di fatto non lo sono. E allora, siccome ci ho dedicato molte pagine, magari non mi prendo un tempo adesso per dirvi come si rischi di deviare diventando dei narcisisti overt e dei narcisisti covert. Adesso quello che ci serve dire, credo che fosse la tua suggestione, è che poi di fatto non può essere affidato al caso di chi successivamente al primo amore che riceviamo dalla nostra mamma e dal nostro papà o da chi per loro ci innamoriamo nel corso della nostra vita. In qualche modo la grandissima responsabilità affettiva e pedagogica dei genitori deve essere proiettata molto in avanti e lancia una palla lontanissima nel futuro rispetto alle persone, alle donne, agli uomini, di chi ci innamoreremo e di chi ci interesseremo in base alla quota di affetto buono o non buono che abbiamo ricevuto quando il mondo ci dava delle cose e noi non sapevamo ancora chiederle. Quindi di fatto quando ricevevamo senza aver domandato. Allora questo rischia di essere un elemento patogeno nelle nostre vite, perché il genitore tipicamente si illude di dare al figlio la migliore offerta d'amore possibile, ma essendo stato a sua volta figlio, evidentemente risente di quello che ha conosciuto lui e che se non viene in qualche modo preso in carico, curato, accudito, innestato come si fa con le piante, rischia di essere ancora una volta una stortura. Allora io credo che l'unico discorso che si possa fare sull'amore debba prendere le mosse da come ci mettiamo dentro una definizione dello stare al cospetto dell'altro che ci guarda, ci riceve e come lo fa. Ho fatto l'altro giorno, poi ti ridò subito la parola, una riflessione che mi è spiaciuto fare ex post, cioè l'ho pensato due giorni fa e ormai, come vi dicevo, il libro è vecchio. Siete i primi con i quali
condivido che cosa mi è venuto in mente. È una riflessione che arrivava da un pochino più lontano e a un certo punto mi sono trovata a pensare a come, proprio date le premesse che ci siamo posti oggi, ci venga spontaneo amare per come siamo fatti noi. Cioè, io ti amo per quello che so, per quello che ho ricevuto, per quello che ho finito per chiamare amore, non è detto che lo sia, per quello che identifico in quella cosa lì. Ma credo di aver capito che, al contrario, se vogliamo chiamare amore qualcosa di ecumenico, trasversale, democratico, valevole per tutti, perché poi alla fine non possiamo che altrimenti dirci che di amore ognuno abbia il suo, in base alla sua storia, sia che amore sia amare per come è fatto l'altro, per come è fatto l'oggetto d'amore, non per come sono fatta io. Per come sono fatta io amerò me, ma se mi innamoro di te e voglio toglierti di dosso le idealizzazioni, le aspettative, le sovrastrutture, dovrò amarti per come sei fatto tu. E mi domando chi sia capace di fare questo e come si possa arrivare a riuscirci. Tu adesso mi hai messo sul tavolo troppi temi, quindi andrò in ordine. Il primo è la risemantizzazione delle parole. Partiamo dal narcisismo, l'hai appena accennato, c'è questa volontà spicciola di banalizzare, semplificare e vomitare a un pubblico dei concetti complessi che fanno parte anche di un DSM, quindi stiamo parlando di un disturbo a tutti gli effetti di personalità che è il narcisismo, per appunto un engagement, una questione di popolarità di certi termini. Lo fai sia con il termine narcisismo che con il termine tossicità, l'amore tossico, e mi piace moltissimo come lo fai, non solo perché è un tema che a me sta a cuore, ma vederlo in questa duplice accezione che tu affronti brillantemente qua dentro, a me ha sconvolto. Quindi questo è un libro che risemantizza anche i termini. Tossicità e amore, spiegaci. Mi piace molto piacere a Carlotta Vagnoli. Allora sì, vi devo dire che c'è stato un momento nel quale ero in stesura e trovavo molto pericolosi un paio di argomenti, non so se li toccheremo, forse sì, uno dei due era come affrontare la questione sessualità. Certo. E l'altro era la faccenda della tossicità dell'amore, nel senso che evidentemente il libro parte da lontano, ma poi arriva all'amore romantico, all'amore propriamente detto, all'amore eterofamiliare che si va a cercare al di fuori dei legami di sangue, all'amore dotato di una quota di volontà, di scelta, all'amore dei grandi, non necessariamente degli adulti, ma a quell'amore che cominci a praticare, che diventa una palestra a tutti gli effetti anche del sé e dell'incontro con l'altro, direi tendenzialmente dall'adolescenza in poi. Qui, amando io essere particolarmente precisa, vi devo fare una specifica. Gli scienziati hanno identificato, studiando le reazioni cerebrali, che la prima volta che nel corso della vita un essere umano è propenso a innamorarsi di un altro, in realtà, è molto 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 precoce e si data intorno ai 3 anni e mezzo. Naturalmente non c'è bisogno di dire che l'amore di un 3enne, quello di un 15enne e mi augurerei quello di un 40enne abbiano delle carature di maturità diverse, però perché mi serve dire questo? Perché adesso abbiamo usato in maniera, a proposito di semantizzazione, sia io che Carlotta credo che siamo delle maniache dell'uso della parola, perché la parola fa la cosa, allora io ho bisogno di selezionare con accuratezza che cosa scelgo di collocare in un contesto di significati per non essere fraintesa. Allora, noi abbiamo parlato nella domanda precedente dell'amore in qualche modo collocato nel sistema famiglia, ho bisogno però di fare una doverosa specifica. Io faccio parte di coloro i quali, non sono l'unica, però
per me è una bandiera, perché ci sono dei colleghi che non sono d'accordo e mi rincresce sempre quando facciamo lo stesso mestiere, abbiamo dei punti di rottura, perché sulle questioni fondanti io non vedo la ricchezza del dissenso, ma vedo il rischio della confusione rispetto agli utenti. Allora io ho bisogno che in famiglia, in verità, a essere precisi e chirurgici, non si parli d'amore. Io ho la necessità che in famiglia si parli di voler bene. Mi serve, vi spiego il motivo. Il voler bene è l'unico sentimento che passa tutte le prove, che attraversa il fuoco e che non teme l'avvicendarsi del tempo. L'amore invece è corruttibile, l'amore si caria, l'amore finisce. Immagino che in questa piazza siamo talmente in tanti che anche solo da un punto di vista statistico chiunque di voi si sarà innamorato di qualcuno e poi constaterà, avrà constatato nella sua vita che gli o le è passata. L'amore finisce, è solo uno l'amore che dura, l'ultimo. Se lo si incontra, se si ha la grazia, se vogliamo, dell'incontro definitivo, che non è detto che facciamo nella vita, no? Quindi capirete bene che parlare di amore in famiglia significa mettersi profondamente in pericolo per due ordini di ragioni. Il primo, appunto, perché l'amore in qualche modo è passibile di condizioni. L'amore, mi piace, se vogliamo, demistificare anche questa roba qua. L'amore non è gratis, l'amore è un mestiere, l'amore è un impegno, l'amore è un cantiere aperto che, come i vecchi con le mani dietro la schiena, tutti i giorni, almeno due volte al giorno, mattina e sera, dobbiamo andare a verificare che si stia muovendo e organizzando nel modo che ci occorre perché costruisca il progetto che abbiamo insieme. L'amore fatica, l'amore è una roba da grandi, ok? L'amore è una roba per persone che fanno sul serio. Però se l'amore non viene accudito, curato, seguito, di fatto l'amore si sciupa, l'amore appassisce, l'amore finisce, l'amore viene tradito, l'amore segue narrazioni che percorrono delle anse dove ci si perde dietro l'ultima curva alle volte, no? E invece mi serve che la famiglia sia molto più stabile di così, sia più affidabile di così, che io sappia che con mia madre, con mio padre, con mio fratello, con mia sorella, io possa permettermi di non passare dal cantiere. Perché c'è qualcos'altro che ci tiene legati. C'è una scelta, quella di prima di essere pensati, concepiti e arrivati nel mondo di qualcuno che mi ha invitato e che se mi ha voluto poi mi tiene. Mentre se vogliamo noi non possiamo chiedere questa cosa al nostro partner, è una versione iperromanticizzata che rischia di essere pericolosa, perché altrimenti poi devo restare con te perché t'ho scelto un giorno, ma magari tu non ti comporti bene con me e io ho il diritto di andare via da lì, c'è bisogno che io scelga qualcosa di meglio per me, ok? Perché ci siamo incontrati e tutti e due abbiamo deciso che ci piaceva l'idea di fare dei tratti di strada insieme. Invece con mio padre e con mia madre a me occorre sapere che quella porta è aperta. Ci troviamo nel Festival Francescano, evidentemente il riferimento che faccio è al figlio il prodigo, che va molto lontano, che si comporta nel modo che non è atteso dalle aspettative dei suoi genitori, ma che quando torna non viene messa in discussione la casa che lo riaccoglie dopo averla disconosciuta, ok? Quindi mi serve, primo, che in famiglia io senta di essere un figlio accolto, ricevuto, accettato, con la curiosità dei miei adulti di riferimento che hanno piacere di conoscere il mio mistero, che mi incontrano, che mi conoscono, che non hanno la presunzione di pensare di sapermi solo perché condividiamo il DNA. Secondo motivo, il voler bene, quindi l'affetto, dunque non l'amore, consente la distanza. Il voler bene permette al figlio a un certo punto, quando il contratto che ha con la vita lo impone rispetto al dato anagrafico, ma anche al momento evolutivo nel quale si trova, al suo sviluppo, di salutare, prendere le distanze
e andarsene sapendo che non se ne va, che magari si allontana geograficamente, che magari si allontana rispetto a un'emancipazione psicologica dalle proprie figure genitoriali, perché questo impone la vita per diventare grandi, ma senza che si rompa. È un arrivederci, non un addio. Caspita, il voler bene permette un'infinità di arrivederci e mai l'addio. Lo stesso vale nell'amicizia, che se vogliamo è una delle forme più incorruttibili di rapporti tra persone che hanno a che vedere le une con le altre. L'amore è molto più fragile, perché invece l'amore come postulato ti mette l'addio. E mi verrebbe da dire, per fortuna, proprio perché, essendo quelli, provo a chiudervi dei cerchi in modo da fare un discorso il più coerente possibile, essendo quelli che amano e ricevono la quota di amore, che in qualche modo non scelgono liberamente, ma dipende da come hanno imparato l'amore, spesso male, spesso da genitori che non erano dei buoni testimoni d'amore, saremmo condannati se innamorandoci non mettessimo in conto l'addio. Vorrebbe dire stare magari per sempre con la persona sbagliata per noi, con la persona che non ha rispetto per noi, con la persona che in qualche modo rievoca, fa riverberare il maltrattamento, l'incuria o l'ipercura che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli. Quindi questo è il pericolo dell'amore, il terrore dell'amore, ma il grande vantaggio dell'amore, che permette di spingere al manigliore antipanico e, se occorre, scegliere qualcos'altro e andare via. La famiglia mi piacerebbe che fosse invece quel posto dove tu sai che un giaciglio lo trovi sempre, perché fu già il tuo, ok? Allora, dentro a questo discorso qua, mi sembra che la risemantizzazione serva intanto per smettere di dire ai nostri figli che li amiamo. Non li amate, ve lo dico io. Ve lo dico, state mentendo loro. Non vi credo. Perché significherebbe che siete dei genitori che non li faranno mai andare fuori da casa, che non ammetteranno mai che possano innamorarsi di qualcun altro, che stringono con i figli dei patti di lealtà indissolubili che non permetteranno mai loro di diventare chi sono, anziché chi voi vi siete immaginati che avrebbero dovuto essere per farvi contenti. Non è il buon genitore, se vi piace, de gustibus, però vi garantisco che poi si cresce con una quota di dolore difficile da smaltire, ok? Quindi ai figli vogliate bene, che è un'arte, non è un sentimento in tono minore, ma come vi dicevo prima, in realtà, se vogliamo, è molto più la reclame del vorrei bene che non dell'amare, perché l'amare è un crinale scosceso in altissima montagna dove spesso c'è poco ossigeno. Dà anche, se vogliamo, quel senso di testa leggera e di stordimento, soprattutto nelle fasi dell'innamoramento, no? Ti perdi nell'amore, invece la famiglia deve essere molto più una bussola. Quindi a un certo punto avevo un po' timore di come avrei trattato il tema della sessualità, perché volevo essere capita. Io spesso uso l'essere compresa per i miei gusti, per la mia educazione sentimentale, come sinonimo dell'essere amata. Sinceramente, se mi capisci io mi sento molto amata, se non mi capisci evidentemente entriamo in conflitto e dobbiamo ingaggiare un discorso al tavolo delle trattative. E poi l'altro aspetto era che a un certo punto, signori, era una domenica pomeriggio, io ero sul divano, io scrivo in un modo che poi procura molto indotto alla mia osteopata, cioè tutta storta, messa così col computer sulle gambe, e io a un certo punto, Carlotta, l'ho dovuto scrivere. Ho dovuto scrivere che l'amore è tossico. Ho dovuto, perché è vero. E allora a me il vero, secondo me il vero e l'amore hanno tanto a che vedere. L'amore ho bisogno che sia vero, ho bisogno che sia spudorato, ho bisogno che dica le cose scomode, ho bisogno che ti stani, ho bisogno che venga a disturbarti.
l'amore se c'è, ho bisogno che ti prenda per i capelli, ti tiri fuori, ti metta di fronte, sapete, no, come al Luna Park, a quella attrazione degli specchi, ti deforma, ti ingrassa, ti allarga, ti allunga, cioè l'amore ti mette di fronte a te stesso, perché è l'unica condizione per poter incontrare l'altro. Allora lavoravo su questa faccenda del narcisismo trattato malissimo dai social network, dai creatori di contenuti, e a un certo punto ho capito che la vera domanda che faceva nascere la riflessione su questo libro, cioè come faccio a sapere se sono innamorato o no, che non esisteva ai miei tempi, arrivava da qualche parte. E allora, documentandomi, studiando, ho visto come, insieme alle risposte, ai consigli, ai decaloghi su come evitare il narcisista, un'altra cosa che va per la maggiore, in Piazza Maggiore, lo dico, è come fare a non stare in una relazione tossica. Allora, fermi tutti, fermi tutti. Adesso qui avrei bisogno di più tempo, ma sintetizzo perché sono molto curiosa della prossima domanda di Carlotta. Dobbiamo intenderci. Allora, le relazioni patologiche, quelle di cui ti occupi anche ampiamente tu, i rapporti disfunzionali, i legami violenti esistono, sono un fatto, ci devono ampiamente preoccupare. Credo al contrario che siano spesso purtroppo sottovalutati, facevamo un discorso di cultura proprio pochi minuti fa, ok? Però ho bisogno anche che vengano trattati con onestà intellettuale e con i guanti bianchi della delicatezza del pensiero. Cioè, non confondiamo il fatto che le relazioni malate siano quelle nelle quali esiste una quota di violenza. Cioè, va fatta la diagnosi ai rapporti, tu citavi il DSM, esistono dei criteri che gli addetti ai lavori conoscono per tastare il polso della situazione di una relazione che rischia di identificare i ruoli di vittima e carnefice, ok? Non può essere affidato al linguaggio comune o alla sensibilità individuale, perché abbiamo bisogno di creare, senza che ci faccia paura, un pensiero unico su questa roba qua, per poter fare prevenzione. Quindi, il rapporto malato, quello che deve allertare, non tanto chi ne fa parte, perché purtroppo sono gli ultimi a essere ingaggiati, a essere capaci di riconoscere quella roba lì, ma magari chi sta intorno alle persone coinvolte, la famiglia, gli amici, è il rapporto che contiene una quota di violenza. Che cosa significa? La violenza ha tre dimensioni tendenzialmente, la violenza verbale, psicologica e fisica. La violenza verbale è quella del rivolgersi all'altro con ignominia, con volgarità, con delle parole scelte apposta per andare a spingere i tasti del dolore altrui. La violenza fisica non serve purtroppo spiegarla, perché temo che nella mente collettiva la conosciamo, il che è terribile. La violenza psicologica è la più insidiosa, la più pericolosa, la più difficile da riconoscere, ed è quella, se devo dirvela in una riga, nella quale di fatto l'altro viene messo in discussione l'integrità del suo sé. Quindi tu sei una cosa, ma io ti faccio credere di essere un'altra, di essere da meno, magari dopo averti fatto credere di essere di più, di fatto manipolando la realtà, collocandoti in un punto sbagliato del tuo tabellone esistenziale, facendoti sentire, la riconosci perché? Perché quando sei vittima di violenza psicologica sei sempre sul chi vive, ti senti sempre in pericolo. Hai sempre paura che quel messaggio, quella telefonata porti delle brutte notizie da parte della persona con la quale stai in relazione. Non avverti mai una situazione di casa, di quiete, di serenità. E questa roba qui va curata, o meglio,
nel migliore dei mondi possibili questa roba qui andrebbe prevenuta, ma siccome nel nostro paese la prevenzione non fa notizia e quindi non interessa a nessuno, speriamo almeno che a un certo punto venga curata, ok? Perché non fa notizia? Perché tu non puoi andare a fare le tue campagne elettorali o finire sui giornali per dire quante donne hai salvato dal femminicidio, perché è un numero non calcolabile, no? Ok, però su questo abbiamo un grosso problema di cui parleremo la prossima volta. Di fatto quella roba lì va curata, è a tutti gli effetti una malattia dello stare con, una malattia dell'essere insieme contro anziché con, ed è un film. Ma l'amore, quello bello, quello sano, quello che vi auguro abbiate conosciuto o conoscerete, quello che non merita l'attenzione, meno che mai della cronaca, ma neanche del vostro terapeuta, ha per sua natura una quota di tossicità. E ve lo dimostro scientificamente. Quindi tutti questi tentativi di raccontarvi come stare in una relazione non tossica, confondendola con le relazioni educate, l'amore non è educato. Ma Gesù stesso ce l'ha insegnata questa roba qua. L'amore è compromissione. L'amore è, Umberto Galimberti la dice così, l'amore è guerra. L'amore è scendere nel campo di battaglia dell'incontro con l'estraneo. L'altro è diverso, l'altro è straniero. Quindi perché l'amore è tossico? Perché nella misura in cui mi entri dentro, mi innamoro di te, io mi infetto della tua alterità. Tu hai degli anticorpi diversi dai miei, tu hai un funzionamento diverso dal mio, tu non sei me. Ecco perché, se vogliamo che duri, non posso amarti come sono fatta io. Mi aspetto che tu mi ami per come sono fatta io, ma io devo amarti per come sei fatto tu e ti devo imparare. E quindi l'amore è tossico perché l'amore è un'alterazione dell'omeostasi, è un'alterazione dello status quo. L'amore è che se ti amo e ti vedo che ti affacci dall'altro lato della piazza, io non rispondo nel mio sistema parasimpatico. Mi cominciano a sudare le mani, mi parte la testa, non fermo la pancia, non inseguo il cuore per quanto va veloce e non ho il potere su quella cosa lì. Non è mia, è un agente esterno che sei tu, che arrivi da fuori, mi entri dentro. Non dormirò, non mangerò, se ti aspettavo e non sei venuto, io quel giorno lì non sarò felice. Quando ci innamoriamo, consegniamo nelle mani dell'altro il destino del nostro umore. Non siamo più padroni di noi. E a tutti gli effetti un agente estraneo che ci mette dentro una febbre. Se non c'è questa roba qua, io sono stata molto pudica nel non dire l'amore una volta per tutti e una volta per tutte, perché sarei stata irrispettosa. Non lo so l'amore per lei, signora. Le auguro di saperlo lei, io al massimo so il mio, però una cosa la so, se non ha queste caratteristiche qui, non è amore, è un'altra roba. E allora, oggi, e chiudo, scusate se mi sono dilungata, ma questa è una cosa alla quale tengo moltissimo, oggi quest'idea che le relazioni sane siano quelle nelle quali non confliggiamo, è pericolosissima. Ed è un'idea ancora più tossica del tentativo di eliminare l'amore tossico, cioè dall'idea che dobbiamo essere necessariamente d'accordo. Quindi che dobbiamo essere uno, che dobbiamo essere uguali, cioè che dobbiamo amare solo noi stessi. Che si annulla l'alterità, la differenza, la dialettica, lo scontro, il confronto, la possibilità di stare in pace solo perché abbiamo risolto la guerra. Non possiamo darlo come punto di partenza, deve essere un punto di arrivo. Io mi auguro che siate in coppie dove si discute, dove si bisticcia, dove si litiga, dove si conosca il limite da non superare per non passare il segno, per non diventare coppie violente, evidentemente, o membri di coppie violente.
ma se mi metto lì con te a dirti che cosa non va, Elsa Morante una volta ha scritto: esiste una sola frase d'amore ed è hai mangiato? Io sommessamente, adesso non arriverà Andreoli a dare torto a Morante, per l'amor del cielo, però secondo me una meravigliosa frase d'amore è non sono d'accordo. Beh, sul non sono d'accordo sono concorde, sono d'accordo, anche perché hai affrontato un tema, infatti prima di passare a un altro mega aspetto, un altro maxi tema che tu affronti, che sono le generazioni, che parte da Perfetti o Felici e si ritrova tantissimo qua, sai quanto io ho amato Perfetti o Felici, eravamo sempre a Bologna e ne abbiamo parlato con il fuoco negli occhi, bello, è stato molto bello ritrovarlo anche qua, però tu hai parlato appunto della capacità di saper gestire, accogliere, contemplare il disaccordo, ma questo si collega di nuovo a quel discorso che facevi prima della capacità di capire quanto siamo in grado di poter prima voler bene e poi amare, che si ritrova nelle famiglie. Ecco, noi a pranzo parlavamo del grandissimo Gino Cecchettin, che sta facendo un progetto che si chiama Fondazione Giulia, in memoria di sua figlia Giulia Cecchettin, morta di femminicidio lo scorso 18 novembre. E io il lavoro di Gino lo sostengo e come ben sai appunto ci partecipo, perché trovo che qualora la famiglia non sia in grado di dare quel senso di affetto e poter far crescere in modo sano, qualcuno debba sopperire. Quindi io ti chiedo, la cosa più pratica che si può chiedere a una persona che fa il tuo mestiere e analizza le relazioni, sia dall'embrione, dalla famiglia, dal nucleo familiare, dalla più piccola quindi comunità sociale che esista, il binomio padre-madre, per poi passare a una triplice o quadruplice forma di famiglia, o anche 5-6 persone, quanto grande è la famiglia, come si può sopperire se lì in famiglia manca questo input? Come si creano degli adulti funzionali e non disfunzionali, che rischieranno di non capire il valore di un addio nell'amore? Perché è quando non capisci il valore dell'addio che diventi un Filippo Duretta. Allora, non so voi, io mi innamoro di questa roba qua, generalmente. Cioè mi innamoro delle teste pensanti che trovano le parole per dire i pensieri. Allora, io ce l'ho una risposta a questa roba qua, non so quanto possa essere soddisfacente, la troverei anche molto pratica da fare, in verità dovremmo interrogarci sul perché siamo così lontani da giocarcela poi sul campo, perché evidentemente secondo me siamo indietrissimo rispetto all'opportunità di riscrivere davvero una cultura dei rapporti. In qualche modo probabilmente ci abbiamo provato, perché mi riaggancio a un concetto che esprimevo prima, questa faccenda dei genitori che amano i figli è tutta contemporanea, è una recentissima novità. È generazionale. Forse questo racconta di come si sia provato a fare qualcosa di diverso. Probabilmente, anzi guardate, senza probabilmente, io nei miei libri l'ho un po' lanciata questa possibilità qua, positiva, prospettica, per dirvela in breve, poi chiaramente nelle pagine mi dilungo perché ho più spazio, posso farlo. Che cosa è successo? Io sono del 79, faccio parte quindi della cosiddetta generazione X, se vogliamo andare per segmenti sociologici. Fino alla mia generazione di fatto i figli non solo non sono stati amati, ma direi spesso non sono neanche stati voluti bene, sono spesso stati voluti male, in un modo che riguardava tutte le famiglie e che quindi non interrogava nessuno, perché evidentemente il pensiero dominante lo fanno gli adulti erano coloro i quali non avevano minimamente nella mente i bambini, non avevamo una cultura bambinocentrica come quella che abbiamo oggi, non eravamo più i bambini che mangiavano in cucina con la servitù mentre i grandi facevano le loro chiacchiere in salone, però arrivavamo ancora da quella cultura lì. Ho in mente mio nonno, che era dei primi anni del Novecento, è mancato poco anni fa, lui mi raccontava di come, non so se sapete,
perché poi soprattutto i più giovani probabilmente come nascano le frasi idiomatiche non ce l'hanno presente, dei bambini si dice in fasce per riferirsi a qualcuno di molto molto piccolo, i neonati tendenzialmente. Che cosa significa? Da dove arriva? I bambini venivano mummificati, cioè venivano proprio chiusi dentro con le braccine, dentro alle fasce, quindi erano in fasce per farli sentire abbracciati quando di fatto non li prendeva nessuno, ok? Io non sono stata messa in fasce, però sono stata abbandonata di fatto nella mia famiglia. Mi concedo un piccolo pezzettino di self disclosure, perché a proposito della coerenza dei discorsi che stiamo facendo, il mio imprinting affettivo attinge a quell'esperienza lì che è stata a tutti gli effetti traumatica. Nella mia famiglia i miei genitori in ottima fede trovano molto divertente raccontare una cosa che in realtà per me poi da sistematizzare è stata estremamente dolorosa. Io sono la primogenita di due, essendo del 79 i calcoli sono abbastanza facili, i miei sono degli anni 50, quindi mia madre era incinta di me neosposina a 21 anni. Incinta di me senza aver capito che fosse incinta, quindi i primi mesi mi aspettava senza sapere di aspettarmi. La psicologia perinatale racconta molto bene, vi dicevo, si inizia a conoscere l'amore da prima di nascere. A me questa faccenda che nessuno fosse lì per me in qualche modo ha detto poi delle cose in seguito. Vabbè, io avevo pochi mesi, direi almeno 7-8, perché mi raccontavano che la mattina poi mi trovavano in piedi, quindi per poter stare in piedi dovevo avere almeno 8 mesi, mi mettevano a dormire con il lettino in cucina per non sentirmi, perché di notte piangevo come tipicamente piangono i neonati quando di fatto hanno bisogno di due cose, o della tetta o di essere presi in braccio. Allora, non sono stata una bambina sfortunata, cioè era davvero la cultura vigente in quel periodo lì, non si aveva in mente come oggi che il figlio fosse felice, non era assolutamente una domanda, bastava che il figlio fosse sano quando nasceva e poi che non morisse quando andava in giro senza che nessuno ci facesse caso, mettendosi poco o tanto in pericolo, però finiva lì, poi di fatto non venivamo considerati, gli adulti avevano in mente le cose degli adulti, ok? Noi abbiamo evidentemente molto sofferto di questa esperienza di figli, è stata estremamente dolorosa, anche se non posso negare per completezza di pensiero che ci abbia fatto dei grandi regali, perché evidentemente poi il dolore, di cui oggi abbiamo perso tutto il valore purtroppo, se siamo coerenti con l'appuntamento di oggi vi direi proprio la croce, vi direi il Golgota, di fatto il dolore è un grande maestro, è il migliore dei docenti. Non ve lo dico alla maniera masochistica evidentemente, ve lo dico proprio alla maniera dell'esperienza umana che per essere piena pretende di trovare il dolore ineliminabile. Si impara nel dolore molto più di quanto non si impari nella gioia, perché la gioia è sciocca, come dire, non aggiunge, non ha bisogno perché fa già tutto da sola. Il dolore invece ti chiede di andare a imparare qualcosa per uscirne, per fartene qualcosa di quella condizione che disturba il tuo sistema di stabilità, ok? Quindi noi nel soffrire, essendo stati dei figli di fatto un po' maltrattati, chi più chi meno, chi poco chi tanto, picchiati spesso, siamo andati poi fuori a cercare delle esperienze risarcitorie. Quindi perché vi dicevo che nella mia generazione non ci siamo mai chiesti se fossimo innamorati o no, perché lo sapevamo, eravamo andati a innamorarci di Giampiero per poterci distaccare da nostro padre e da nostra madre. Temo che poi sia accaduta la cosa esattamente opposta che si sta verificando oggi, cioè la generazione successiva alla mia, che è quella dei millennials, ha poi cominciato a fare, anche la mia, siamo lì borderline, ha cominciato a fare dei figli con un'intenzione altissima, che non è riuscita loro purtroppo, ma non è colpa di nessuno quando fai l'apripista
ci sta che cadi nella neve fresca, evidentemente, no? Quelli che verranno dopo di te troveranno poi la discesa spianata. Sono la prima generazione di sempre a mettere in atto una cosa che tutti i figli hanno sempre detto, poi nessuno è mai riuscito a fare, cioè non sarò come mio padre e mia madre. E cosa hanno pensato? Poteva avere anche un'intelligenza questo tipo di intento. Se faccio esattamente il contrario, certo, sarò diverso. In Toscana diciamo poggio e buca fa pari, quindi, però non è così. Non è così. Si è creata questa profonda depressione, in realtà non si è livellato il terreno, per cui si sono messi al mondo dei figli, che sono diventati dei figli messianici, dei figli investiti di tutto il cotè narcisistico dei genitori, di sentirsi dei bravi genitori al netto di essere stati dei figli non così appagati dalle loro relazioni familiari, i figli quindi amati che non bastava che fossero voluti bene, ma andavano davvero investiti di questa promessa del per sempre, per provare a ipertutelarli senza considerare che l'ipercura è esattamente la stessa cosa del maltrattamento, solo visto dall'altra parte, e senza considerare che questo non avrebbe fatto diventare grande nessuno. Quindi oggi ci troviamo culturalmente dentro a questo disegno della famiglia, che è quello da cui partirei per provare a rispondere alla tua domanda. Difficilissima, perché poi se vuoi il mio mestiere che non risolve, il mio mestiere che interroga, è un mestiere che poi consegna all'altro le risposte, però io un paio di robe ce le avrei in mente. Allora, intanto sicuramente dovremmo occuparci della gravissima crisi degli adulti, cioè renderci conto di chi davvero oggi soffra oltremodo e sia particolarmente in difficoltà, che sono i grandi, che non stando bene per una serie di ragioni, adesso per stringere dico politiche, per riferirmi alla larghezza del problema, che non è nemmeno fino in fondo di mia competenza rispetto alle mie conoscenze, a quello che io posso fare nel mio piccolo, però adulti estremamente infelici, che vivono vite molto poco appaganti, molto poco a misura d'uomo, molto alienanti, vessate, bistrattate, che mettono tutto il loro investimento sull'idea che un figlio li farà contenti, evidentemente quindi iperresponsabilizzando e caricando i figli di cose che non spetterebbero a loro, scoprendo poi che non funziona, finendo per essere non così poi dei bravi genitori come avrebbero voluto essere, e trasmettendo questa incapacità dell'addio, incapacità del salutarsi, del porsi alla giusta distanza, del modulare le emozioni, del sopportare la frustrazione, del tollerare di non essere il cocco di nessuno. Noi non siamo il cocco di nessuno, neanche di nostra madre, ma non perché nostra madre è cattiva, ma perché proprio per natura, strutturalmente, dobbiamo avere il coraggio, per crescere delle persone che un giorno saranno degli adulti sani, uscire dalla retorica di essere gli unici al mondo, i migliori, gli stupendi, gli infallibili, i fantastici, gli illasciabili. Non lo siamo, non lo siamo. Direi di recuperare davvero questa dimensione della nostra finitudine, della nostra perdibilità, della nostra sostituibilità, ma in un senso alto, non in un senso depressivo. Cioè la meraviglia dell'essere un essere umano, lasciando a Dio la divinità. Invece ci siamo messi nelle condizioni, evidentemente molto narcisistiche, di incarnare questa divinità terrena che ambisce all'immortalità, al non finire mai, al non invecchiare mai, al non sbagliare mai, al non essere mai chi siamo, cioè banalissimamente noi. Per cui non voglio più stare con te non diventa un atto di lesa maestà, non arma la tua mano, non ti fa sentire che non esisterai più se non esisto io e che io non devo più esistere se non con te, perché saprai che sta nelle cose,
ma lo saprai se te l'avrà insegnato la persona di cui sopra. Io dico la mamma, ma attenzione, lo dico in un modo che piacerebbe a Carlotta Vagnoli, cioè molto femminista, attenzione, lo dico in una maniera psicoanalitica, cioè la madre inteso come archetipo, che potrebbe essere tua nonna o tuo zio, non ne faccio lo minimamente una questione di genere. Lo spieghi divinamente infatti nel libro, è precisissimo ed è in un'accezione intersezionale pazzesca. Certo, abbiamo bisogno molto di ritrovare anche il simbolo, la metafora, cioè le cose che stanno dietro alle parole, quando dico madre, quando dico archetipo. Mamma, è un archetipo, non sto parlando proprio di chi ti ha partorito, sto parlando di chi si è occupato di incontrarti e trattarti come persona. Allora, quando invece cresciamo dei figli che reificano, oggettificano l'altro, non abbiamo cresciuto delle persone, abbiamo cresciuto a loro volta degli oggetti che oggettificano. Allora, io non so come si arrivi ai genitori, perché sono tanti e ogni giorno nascono dei nuovi genitori. Riacciuffo un tema che mi dicevi prima, che citavamo prima, cioè quello della prevenzione. Io direi che dovremmo avere il coraggio di renderci conto che portiamo la maglia nera in Europa, restiamo ancora gli unici a non avere l'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole. In tutto il resto d'Europa, tranne in qualche paese, adesso non vorrei fare del razzismo. Dovrebbero essere Romania e Grecia. Sì, che se vogliamo io non so se userei proprio come benchmark tendenzialmente. No, anche per l'OCSE sono a livello di scolastico, a livello scolastico sono i peggiori, noi siamo i terzultimi, prima abbiamo solo loro due. Però immediatamente fuori dai nostri confini questa roba qua si fa dall'asilo. E questa roba qua che cos'è? Perché poi cos'è che ci spaventa? Ci spaventa di tirare fuori dei temi scomodi che in qualche modo deprivino, depauperino le famiglie della possibilità di avere il controllo su cosa viene insegnato ai loro figli. Allora intanto le famiglie purtroppo sono questa roba qua che ho descritto, quindi io per prima toglierei i figli dalla possibilità di imparare le robe dai loro genitori, ma accompagnerei i genitori a tornare a una dimensione di collettività non parcellizzata, di cortile, dove ci aiutiamo a vicenda e dove arrivo io, dove sei stanca tu o dove fai fatica tu, in modo davvero per da crescere riavere un figlio ci vuole un villaggio, per dirtelo, in modo da riavere il villaggio, la comunità, la collettività che fa diventare grandi e piccoli con le risorse di tutti. Nessuno da solo cresce un altro. Nessuno da solo cresce un altro. Dobbiamo essere in tanti per far diventare l'altro persona, perché sennò si cresce la gente. La gente e le persone sono due robe diverse, sono due entità sociologiche differenti. La gente è il gregge. La gente è questo cerbero non individuato, non soggettivato, che segue la pancia collettiva e risponde in maniera scomposta e confusa agli stimoli esterni senza capire cosa sta facendo, ma va dietro a tutti gli altri. Questa qui è la gente. Non mi piace la gente per nulla, mi spaventa molto. Mi piacciono le persone. Le persone hanno la loro testa e la loro pancia. Qualunque cosa significhi, qualunque cosa pensi la loro testa, qualunque cosa senta la loro pancia. Allora, per fare sta roba qua, noi dobbiamo arrivare in tempo, dobbiamo, scusate la retorica, però mi trovo veramente a dire delle robe di una banalità che umilia sicuramente sia noi che voi, però siccome non vengono fatte, forse ripetita iuvant. Bisogna tornare a stringere un patto tra la famiglia e la scuola, che sono le prime due agenzie educative, ridirsi insieme. Cosa siamo qua a fare? Qual è il nostro scopo? Perché ti trovi qui? Perché mi porti tuo figlio tutte le mattine? In modo che la scuola torni a consegnare i figli, la famiglia torni a consegnare i figli alla scuola, cosa che ha smesso di fare, perché la famiglia oggi è molto appropriativa, è molto paranoica, si tiene il figlio a casa perché ha paura di che cosa dica l'insegnante di italiano. Quindi riscriviamo il patto educativo, quindi io ti consegno mio figlio perché tu possa portargli quei pezzi di conoscenza, competenza e crescita ai quali
non solo non arrivo io, ma non voglio arrivare io perché intanto sono da un'altra parte a fare un'altra cosa, ok? Che è la vita degli adulti, quella appagante di qui sopra che non abbiamo. Mi fido di te, mi fido perché sei un adulto ausiliario e in questo modo spero che anche mio figlio impari a fidarsi di te. Tu in cambio cosa mi dai? Io in cambio ti do una formazione permanente che mi metta nelle condizioni di trasferire dei messaggi intellettualmente onesti a tuo figlio, permettendogli di sviluppare uno spirito critico e, per esempio, ponendomi un po' di taglio circa il fatto che bocciare con il 5 in condotta forse racconta che il dissenso non trova tanto spazio a scuola. E invece se io sono un insegnante, sono un docente, sono un educatore, sono un catechista e voglio avere dall'altra parte, anziché un soldatino di stagno, una persona, ma quella roba lì devo andarla a sollevare col grimaldello, devo andare a fare in modo che l'altro prenda 5 in condotta, certo, e fargli complimenti per questo. Allora quindi è una questione macroscopica, sociologica, accompagnare gli adulti, mettere i neogenitori nelle condizioni di stare meglio, essere più tranquilli, di avere gli asili nido, di avere il lavoro garantito, di avere dei soldi per fare delle cose felici, perché poi di fatto un figlio si ricorderà le esperienze piccole o grandi che ha condiviso con i loro genitori, con i suoi genitori, quando vedeva che avevano il viso disteso, non dovevano preoccuparsi di altro. Di fatto avere delle agenzie educative dove poter consegnare i nostri figli, sapendo che ci strizziamo l'occhio su quella roba lì e siamo tutti allineati circa lo scopo di crescere dei futuri cittadini con teste pensanti e pance senzienti, senza avere paura di che cosa pensino, di che cosa sentano, perché abbiamo cresciuto delle persone e appunto le persone sono gente, non fanno paura, anzi sono dei grandi contributi alla collettività e alla costruzione del futuro. E dire una roba che è scomoda, poi mi taccio, perché secondo me loro meritano di sentirti parlare molto più di quanto io non stia sproloquiando, però a cappello di questa cosa qua devo dirvi una cosa che è un dato clinico. Adesso parlo in termini assolutamente astratti, non vorrei che ci confondessimo circa il fatto che fossimo partiti dal nominare Cecchettin, che conosco anch'io molto bene, quindi non fate confusione. Io lavoro moltissimo con i membri maltrattati delle coppie. Ci tengo a non dire le donne maltrattate perché statisticamente sono molte più degli uomini, ma io nel mio parco pazienti ho anche degli uomini, o vessati dai loro partner maschili nelle coppie omosessuali o a volte vessati dai loro partner femminili, pur con delle forme di violenza molto diverse, perché tendenzialmente le donne sono più colpite dalla violenza fisica di quanto non succeda agli uomini, ma anche la violenza a carico degli uomini sarebbe un grosso argomento, soprattutto in chiave psicologica, quindi come vi dicevo prima più difficile da riconoscere. Però io lavoro moltissimo, purtroppo, con pazienti che sono dentro a relazioni che non riescono a chiudere, perché è normale che sia così, di fatto disfunzionali, patologiche. Vi do un dato incontrovertibile, non so se in piazza ci sono dei colleghi che possano smentirmi, non credo. Mentre non è necessariamente detto che una bambina o un bambino maltrattati diventino un partner maltrattato, perché poi in mezzo esiste la vita, esiste la psicoterapia, esiste la cura, esiste la fortuna, esiste la fede, esistono tante cose. Non conosco nessuno che sia finito in una relazione malata senza che abbia conosciuto quello stesso odore di malattia, di maltrattamento, di botte, di disistima, di parolacce, di svalutazione con i suoi genitori. Nessuno, nessuno. Quindi se siete, o molto più probabilmente altrimenti non sareste seduti qui, se conoscete dei genitori abusanti o maltrattanti, mi capita spesso che mi chiedano come faccio, perché poi c'è tutto quel pudore dei panni sporchi che si lavano in famiglia, che vi inviterei a lasciare tra le frasi fatte i proverbi di cui dimenticarci,
di fatto si tratta invece di metterci la faccia a costo di scontentarli, facciamo in modo che quel genitore se la prenda con noi, piuttosto abbicela con me, però abbiate in mente che l'eventualità che poi un giorno quel figlio, e allora torniamo all'inizio, chiami amore quella cosa lì, perché gliel'hanno insegnato il suo papà e la sua mamma, che li appellano con le parolacce, che non li considerano, che magari usano le mani, che cedono nelle punizioni, ecco, sappiate che poi se un giorno si innamoreranno di qualcuno che li tratta nello stesso modo, certo, purtroppo, per come funziona la psicologia, sarà un risultato atteso. Allora io credo che sia bello chiudere con quest'idea di adultità responsabile e responsabilizzata rispetto all'essere genitori di tutti i figli, non solo dei nostri, di essere genitori anche se non siamo stati generativi. Certo. Tu sei madre. Certo. Tu sei madre delle tue idee, sei madre delle tue domande, sei madre dei tuoi libri, sei madre delle tue amicizie, sei madre della cura che metti nei tuoi affetti. Questa è la maternità, non partorire. E allora se vogliamo essere degli adulti buoni e poi solo successivamente dei buoni genitori, generativi o meno, credo che dobbiamo avere in mente le accortezze di cui abbiamo provato a parlare oggi. Prima di salutarti vorrei dirti che hai toccato una serie di cose molto attuali, molto molto attuali, anche se si rifanno a dei discorsi del passato. Pochi giorni fa Giorgia Meloni citava da Elon Musk Prezzolini. Prezzolini teorizzò sulla rivoluzione liberale, si parla del 1929, la società degli apoti, che erano una società fatta da gente, ovvero persone impaurite e molto individualiste, che seguivano un gregge ed erano sempre in costante disaccordo e anzi un po' complottiste verso le forme di democraticità e anzi di mutuo aiuto. Gobetti, di rimando, rispose sempre sul suo giornale, che era l'Evoluzione Liberale, che quella non era una società di persone, quella era un gregge, e che l'unica alternativa, si parla di un periodo prefascista, quindi c'era già nell'aria una paura del fascismo, l'unica alternativa era creare quella che lui chiamò la società della morte. Ma il senso di morte qui è un senso molto poetico, perché si augurava, Gobetti, una società di persone in grado di recuperare i valori di una società completa, che fosse di mutuo aiuto e che fossero disposte queste persone a lottare per un miglioramento collettivo, creando una rete di persone che potesse sobbarcarsi anche i problemi di chi non ce la poteva fare. Ecco, la differenza tra gente e persone l'hai replicata in questo modo eccelso. Raymond Carver, molti anni dopo, avrebbe scritto un libro, una raccolta di racconti che si chiamava Di cosa parliamo quando parliamo d'amore. Con questo tu hai risposto a pieno titolo. Stefania Andreoli, Carlotta Vagnoli. Grazie, grazie davvero a nome del Festival Francescano. Grazie anche a tutti voi che avete partecipato. Vi invito, per chi desidera, presso le librerie, qua accanto ci sarà ovviamente il testo di Stefania Andreoli, che è disponibile anche a fare un po' un firmacopie, quindi vi invito anche a defluire per lasciare poi posto al prossimo spettacolo. Alle 5 avremo la lettura d'Antis. Vi ricordo ancora che potete contribuire a questa iniziativa attraverso appunto una piccola donazione, potete fermare i volontari con le maglie arancioni. E buon festival, gli eventi continuano, continuiamo ad aspettarvi. Buona serata.